Parliamo con la residentessa Sì. della squadra. Vogliamo ricordare il nome? Angela Somma. Ecco, benissimo. Allora, in effetti adesso comincia la fase più importante del campionato, sono i playoff, ci siamo classificati al terzo posto e quindi dobbiamo incontrare la squadra che si è classificata al sesto posto. Le partite sono alla meglio delle tre partite, vale a dire la prima in casa il 28 di marzo, la seconda fuori casa a Latina il 4 di aprile e l'eventuale terza, spero tra virgolette che non ci sia questa eventuale terza, in casa il 9 aprile prima di Pasqua alle 20:30 al Palazzetto. Dopo aver superato questa fase, se vinciamo, se tra virgolette, ma io dico vinciamo e basta, si farà la semifinale dei playoff. La semifinale è con la squadra che vince i quarti di finale tra Futura Roma e Potenza. E quindi così si va avanti. Chiaramente, dato che se vince Futura Roma, che è al secondo posto, la terza eventuale partita si fa fuori casa. E quindi questo è un po' il problema per poter superare questi quarti di finale. Ma per noi sicuramente non sarà un problema, perché noi siamo una squadra che se vogliamo vincere, riusciamo a vincere anche fuori casa. Superata le semifinali, c'è la finale contro la vincente tra Ragusa e poi quella che si qualifica nei quarti di finale. Per la stampa? No, dici cis? Cheese. Ok, allora possiamo iniziare. Di che cosa dobbiamo parlare, te lo ricordi? Sì, dei playoff. Benissimo. Allora, la squadra come si sta preparando? Il Allora, stiamo mister, facendo il coach, se vi sta torturando, no? Ultimamente. No, torturando no. Facciamo allenamenti la mattina, 2 o 3 volte a settimana, poi il pomeriggio una volta a settimana con il nuovo preparatore atletico e comunque ci stiamo allenando più che altro tatticamente con nuovi giochi sia in attacco che in difesa. Stiamo facendo anche molti fondamentali, soprattutto la mattina. Siamo sempre io, Serena, Monica, Alessandra, Liliana e Francesca che ci aiuta anche se purtroppo ancora non è rientrata. E comunque sempre dal martedì al venerdì, poi a volte facciamo qualche amichevole, ad esempio la scorsa settimana contro la Coca Napoli. A Napoli abbiamo vinto però dopo il quinto tempo. Squadre che sono vostre concorrenti in questo, diciamo, rush finale, come sono? Ne vuoi ricordare Ma qualcuna? Latina abbiamo vinto l'ultima 167, cioè non penso sia un problema Latina, cioè non c'è da sottovalutarla, ma comunque non è uno dei più difficili ostacoli. San Raffaele, cioè Città Futura Roma, abbiamo perso l'ultima da loro, probabilmente diciamo ci siamo un po' lasciati andare nel finale. Ma comunque abbiamo vinto in casa nel girone d'andata, per questo credo che cioè, allenandoci fino al 29 e rinforzandoci non ci dovrebbero essere problemi. Speriamo di arrivare alla finale con tranquillità. Una volta finiti i playoff e vincenti, logicamente, Sì. qual è la tappa? Due. Sì. A due. Va bene, ti ringrazio e in bocca al lupo. Niente, crepi.